Io le cose le ho viste in una maniera, direi, un poco più semplice. A un certo punto, la mia parte politica aveva perso una maggioranza sicura alla Camera dei Deputati. C'era stata una diaspora, 35 deputati erano andati dall'altra parte e quindi il vallo che si era creato rispetto a prima era di 70 voti in meno e 70 voti che facevano una differenza importante. Si scatenò poi una bagarre incredibile sulla vicenda finanziaria e gli spread diventarono il centro delle considerazioni di tutti. Io avevo una mia idea precisa su che cosa stesse succedendo. Avevo sostenuto battaglie plurime in Europa contro chi voleva dare a tutto l'impianto europeo delle regole di austerity nell'illusione che questo potessero portare l'economia al rialzo e il debito pubblico al ribasso. Mi ero affidato anche al veto durante i consigli dei capi di Stato e di Governo per far sì che certe disposizioni non passassero. Ma tanto valeva, era una voce isolata. In Italia l'opposizione insisteva quotidianamente sul disastro degli spread che venivano attribuiti direttamente al mio governo ed anche a me. La stampa italiana faceva da coro praticamente unanime a questo riguardo. La stampa internazionale e non solo la stampa legata al circuito delle sinistre, ma anche l'altra grande stampa. E quindi io giudicai che non ci fossero le condizioni minime per tenere ferma la nostra posizione e per continuare a cercare di indirizzare l'economia del Paese su una strada che a noi pareva l'unica strada possibile, quello della crescita e quello dello sviluppo. Cosa succedeva in Europa? Cosa era successo già prima? E perché il grande imbroglio, come titolo del libro di Brunetta? Il grande imbroglio non è il governo tecnico, non è quello che succede ed è successo oggi in Italia. Il grande imbroglio è l'euro ed è la moneta unica che gli stati dell'Unione Europea si sono voluti dare fermandosi a metà del cammino, senza cioè mettere alle spalle di questa moneta unica una banca centrale di sostegno. Cos'è successo più nel dettaglio? Che gli stati hanno deciso di rinunciare al loro fondamentale diritto di stampare moneta. Hanno passato questo diritto all'Unione Europea e attraverso ad essi alla Banca Centrale. Alla Banca Centrale, tuttavia, è stata data una missione che non era quella di sostenere la moneta, ma era principalmente, direi anzi esclusivamente quella di combattere l'inflazione. L'euro si avviò sui mercati finanziari e con la cessione del diritto a stampare moneta gli stati e gli investitori si accorsero che i debiti sovrani, i debiti pubblici dei vari stati si erano esposti al rischio del default, del fallimento. Che cosa succede nei paesi dove c'è una banca centrale che sostiene la moneta? Che al momento della scadenza dei titoli del debito pubblico l'investitore si rivolge al paese, il quale paga con la sua tesoreria, ma se la tesoreria non sovviene a questa bisogna, la banca centrale stampa nuova moneta. Questa nuova moneta svalorizza sì tutta la massa della moneta esistente, ma è una svalorizzazione minore dell'1, del 2, del 3%. E per noi, con le nostre concezioni dell'economia privata e pubblica, non è un grande danno, perché oltretutto nella nostra esperienza passata abbiamo visto come l'economia italiana negli anni Ottanta abbia avuto dei progressi forti anche in costanza di una inflazione rilevante. Anche per quello che è la mia scuola, io considero che 1, 2, 3 punti di inflazione siano addirittura un lievito per l'economia. Non così la Germania, stato egemone in Europa. La Germania viene dalla Repubblica di Weimar.
Nella Repubblica di Weimar le signore finirono per andare a fare la spesa con le carriole per portarsi i soldi. La Repubblica di Weimar prostrò l'economia tedesca e tra l'altro aprì le porte ad Hitler e al nazismo. Quindi i tedeschi, la Bundesbank, la signora Merkel hanno dentro, veramente nelle loro radici, il terrore dell'inflazione. E per questo appunto alla Banca Centrale Europea si diede, per mezzo all'intervento della Germania egemone, la missione principale, quella di coprire l'inflazione. Quindi che cosa stava succedendo? Che gli investitori, una volta che gli stati avevano abbandonato il loro diritto di stampare moneta, accortisi che il debito pubblico dei vari stati potreva andare in default, chiesero a questi stati, per sottoscrivere i titoli del debito pubblico, un premio per il rischio che questi stati rappresentavano. Ed ecco allora che la Grecia, per avere investimenti, deve pagare il 14% di interesse, che la Spagna ha dovuto per un lungo tempo pagare il 7%, che l'Italia è intervenuta a pagare il 5%, il 6%. D'altro canto invece la Germania, con un debito che in termini sostanziali è uguale al nostro, ma con un PIL più importante, si può finanziare all'1%. È successo contemporaneamente che un euro che non può essere svalutato si è avvalorato oltre misura, quindi si è aggiunto anche all'errore iniziale dei cambi dell'euro. Noi l'abbiamo cambiato con una somma che è stato un suicidio, quella di 1927 lire contro un euro. Si è lasciato avvalorare questo euro, i prodotti europei sono diventati più costosi nei confronti degli acquirenti in altre monete, la concorrenza degli stati orientali che non hanno freni sindacali, che fanno lavorare i bambini, in cui le persone lavorano 12 ore al giorno, lavorano anche il sabato, non hanno sindacati, hanno cominciato a diventare i produttori del mondo e via via i prodotti europei sono degradati, la bilancia commerciale dei paesi, soprattutto quelli dell'area sud-mediterranea e dell'Italia, che è la seconda manifattura dell'Europa, sono andati degradando in questo modo. Di contro la Germania ha avuto una bilancia commerciale che si è mossa nella direzione opposta. E in Europa quindi che cosa occorreva fare? Occorreva assolutamente insistere, quello che io feci in tutti i modi, affinché la Banca Centrale Europea diventasse garante dei debiti pubblici dei vari Stati, anche cercando di spiegare che non sarebbe stato necessario che la Banca Centrale Europea si fosse messa concretamente a stampare grandi quantità di moneta, perché il solo fatto che la Banca Centrale Europea assumesse la garanzia dichiarata dei titoli dei debiti pubblici tranquillizzava gli investitori, che avrebbero abbassato i premi di rischio che invece si sentivano in diritto ed anzi in dovere di richiedere. E questo è stato quello che io ho cercato di fare con la mia presenza nell'ambito dell'Unione Europea a Bruxelles. Sono intervenuto molte volte a fermare cose che, per la mia esperienza di imprenditore, l'unico imprenditore seduto al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, ho fermato per esempio la Tobin Tax. La Tobin Tax, come sapete, è un'imposta sulle transazioni finanziarie che la signora Merkel, con il sostegno come al solito di Sarkozy, si batté per fosse introdotta in Europa. Io feci notare che o tutti i paesi europei, ma anche quelli della grande area occidentale, avessero assunto questa tassa, oppure le transazioni finanziarie sarebbero fuggite tutte in Svizzera, in Lussemburgo, a Singapore. Non contenti di questo, i due rappresentarono la loro voglia di Tobin Tax al G20 di Cannes. Furono sconfitti in malo modo, tra addirittura i sorrisi ironici di America, Brasile, Cina, India, perché appare chiaro a tutti
che o questa diventa una regola globale, oppure ci sono certi stati che soli possono approfittare degli introiti derivanti dall'applicazione di questa tassa altrove e quindi dal non introito che loro avrebbero avuto, ma avrebbero avuto tutte le transazioni, sarebbero diventate delle capitali del finanziario. La mia battaglia continuò. Per esempio arrivò la discussione sull'EBA, che è quell'associazione che regola le banche europee, e si volle introdurre una regola che obbligasse le banche a abbattere il valore dei titoli pubblici posseduti ai prezzi del secondo mercato. Io sostenni che non vedevo come questo fosse logico, in quanto le banche che avevano investito capitali in titoli del debito pubblico, essendo contenti degli interessi che questi titoli fruttavano, avrebbero certamente inteso aspettare il giorno del rimborso e non avrebbero mai messo sul mercato questi titoli. No, fu imposto alle banche di abbassare il valore di questi titoli in portafoglio e fu data loro la necessità di ripatrimonializzarsi in altro modo. Venne il giorno del Fiscal Compact, che esprime in sé tutte le idee di una politica che è stata imposta all'Europa da una Germania che è certamente paese egemone, che avrebbe dovuto essere un paese solidale e invece ha rifiutato questa solidarietà. E fu portato avanti un vincolo per tutti gli stati che avevano superato quel 60% del debito pubblico previsto dal Trattato di Maastricht affinché nel giro di 20 anni riducessero il 5% all'anno questo debito pubblico appunto al 60%. Io mi accorsi subito che l'Italia non avrebbe potuto caricarsi di un onere di riduzione del debito pubblico di 40-45 miliardi e quindi posi addirittura il veto all'approvazione di questa decisione. Si bloccò il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, io venivo riguardato con occhi di riprovazione da tutti, non mi spaventai come avevo fatto in altre occasioni, mi riunii in un ufficio a Latere, fu con me Juncker, presidente del gruppo finanziario dei paesi dell'euro, ebbi al telefono Giulio Tremonti e lì manifestai il mio no deciso. Non ci fu verso di convincerli, il mio ragionamento era: è un'illusione che gli stati cosiddetti debitori, gli stati cicala, possono vedere la riduzione del loro debito pubblico se si introducono delle regole di rigidità, delle regole di austerity. L'austerity non porta alla crescita, senza crescita non aumenta il PIL, se non aumenta il PIL si va verso la recessione. E spiegai bene qual era la spirale recessiva che si sarebbe creata. Non ci fu modo di convincerli. Allora mi attaccai soltanto alla posizione dell'Italia e dissi: va bene, io posso togliere il veto e accettare per conto del mio paese, ma pongo la condizione che quelli che sono i fattori che contraddistinguono l'economia del mio paese siano ritenuti fattori rilevanti e che quindi con la Commissione, con l'Eurogruppo, il mio Paese, il governo del mio Paese possa trattare una differente regola che riguarda solo l'Italia. E quali furono i discorsi? Furono molto più ampi, ma sintetizzandoli. In Italia il debito pubblico, che allora era di 1914 miliardi, oggi è, come sapete, è aumentato proprio a seguito di quanto è stato fatto con questo governo commissariale, è salito al 223%. Io dissi: noi abbiamo un debito di 1964 miliardi che fa il 120% rispetto al PIL emerso, ma l'Italia si trova in questa situazione di avere accanto al PIL emerso un PIL sommerso, che è altrettanto importante, che anzi da qualche economista è considerato la ragione vera della solidità economica italiana. Se allora sommiamo al PIL emerso
il PIL sommerso, noi andiamo ben oltre i 2.000 miliardi e quindi la percentuale che vi spaventa di riferimento tra il debito e il PIL scende sotto il 100%. Quindi ciò che il governo italiano dovrà garantire in restituzione si avvia ad essere la metà di quello che si avrebbe se si calcolasse soltanto il PIL emerso. Secondo, la solidità dell'economia di un paese non si calcola soltanto guardando al debito, ma il debito deve essere confrontato, cioè sommato algebricamente alle attività di quel paese, ai beni pubblici, ai beni immobiliari pubblici, ai beni immobiliari privati, ai risparmi delle famiglie e delle aziende. E i dati che noi abbiamo segnalati dalla Banca d'Italia sono che contro 2.000 miliardi di debito ci sono attività nel nostro Paese per 8.900 miliardi. Quindi abbiamo un surplus attivo di 6.900 miliardi. Se un'azienda qualsiasi si rivolge a una banca e gli presenta uno stato patrimoniale di questo genere, 2 milioni di debito e 8.900.000 di attivo, la banca lo riceve togliendosi il cappello ed è pronta a fare altri crediti. E io ho preteso allora che questo fosse considerato, che l'Italia come solidità economica, facendo quella somma, passasse al secondo posto come solidità economica in Europa e che si ponesse subito dopo la Germania prima di tutti gli altri paesi. Quindi trovammo l'accordo, scrivemmo di quei fattori rilevanti, il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dopo 3 ore riprese il suo corso e fu adottata nella decisione finale approvata all'unanimità, come si deve fare in Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, le proposte particolari che io avevo ottenuto per l'Italia. Abbiamo avuto recentemente la necessità, l'imposizione direi, di approvare il Fiscal Compact in Parlamento. Io mi sono accordato col professor Brunetta, abbiamo chiesto al governo di modificare il testo pervenutoci dall'Europa, abbiamo ricevuto una risposta negativa. E allora abbiamo pensato che comunque noi dovessimo approvarlo a condizione che, e abbiamo scritto un ordine del giorno approvato insieme al Fiscal Compact con il quale noi andremo dalla Commissione o dall'Eurogruppo a dire: noi abbiamo accettato, l'avevamo detto chiaro in Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, il nostro Parlamento in contestualità con il Fiscal Compact che ci avete fatto approvare ha approvato queste norme, noi siamo qui a discutere, ma il nostro Fiscal Compact si deve attenere a questi due principi. E io credo che abbiamo fatto il nostro dovere e che altrimenti il nostro Paese non sarebbe in grado di adempiere a questo diktat europeo. E veniamo poi a tutte le altre cose. Quando sono andati troppo oltre gli spread e avete visto come nel decorso del governo Monti praticamente Brunetta ha dimostrato che sono stati addirittura più alti che nel decorso degli ultimi mesi del nostro governo, a dimostrazione che lo spread non è influenzato dalle azioni di governo. C'è stata una crisi e tutti si sono rivolti al Consiglio dei Capi di Stato e di Governo affinché si formulasse, si mettesse in campo uno strumento contro l'eccessiva posizione degli spread. Monti fu a Bruxelles, ne ritornò, a dire di tutti i giornali, vincitore, perché fu creato il meccanismo ESM cos'è esattamente la traduzione? European Stability Mechanism, il meccanismo di stabilizzazione europea. Come funziona questo meccanismo? Intanto i capitali a disposizione sono soltanto 500 miliardi, un nulla rispetto alla grandezza dei debiti pubblici dell'Europa. Bisogna che per dare gli aiuti a uno Stato siano d'accordo l'80% dei paesi, a secondo questo 80% calcolato su quello che è percentualmente il loro apporto al capitale del fondo, e
Già in partenza questo appare problematico, perché la Germania è contraria, perché l'Olanda è contraria, perché la Finlandia è contraria. I tre paesi insieme fanno sì che non si raggiunga l'80. Solo la Germania al 27. Ecco, e quindi non si può raggiungere se uno di questi stati il fondo non può operare. Secondo, terzo, il paese interessato ad avere l'intervento di questo fondo deve chiedere pubblicamente aiuto. E quindi, scusate, vorrei usare un termine pesante, ma deve di fronte al mondo dichiarare la sua condizione di bisogno, il che porta a una svalutazione globale dell'economia di quel paese e dei suoi prodotti. E quindi vedete come il mio collega primo ministro spagnolo resista a tutti coloro che intervengono su di lui forzandolo a chiedere aiuto al fondo. Non l'ha ancora fatto, nonostante abbia il 7% da pagare come interesse sui bond. Ultima cosa, per avere l'aiuto, lo Stato interessato, dopo aver dichiarato erga omnes la sua situazione di bisogno, deve firmare un Memorandum of Understanding. Che cos'è questo memorandum? È un documento che contiene tutte le norme di austerity che questo Paese si deve impegnare ad applicare come conseguenza dell'avere un aiuto. E queste norme, che sono state già dettate alla Grecia, portano l'economia al collasso, introducono l'economia di ogni Paese dentro una spirale recessiva di cui non si vede la fine. E allora questo fondo, questa iniziativa di intervento della BCE per quanto riguarda gli spread eccessivi non potrà funzionare. Che cosa ha abbassato ultimamente gli spread? L'intervento di Draghi, che ha promesso una disponibilità della BCE a acquisire dei titoli del debito pubblico in caso di necessità. Questa operazione dovrebbe avere un decorso nei prossimi 3 anni, ma già qui la Bundesbank ha subito introdotto la possibilità che non si vada oltre i 180 miliardi di intervento. Quindi non vedo come questo meccanismo di stabilità europea possa effettivamente funzionare. L'unica possibilità che questi stati possano ritornare ad avere investimenti dal mondo interno ed internazionale ad un tasso decente, quel tasso dell'1% che è il normale tasso in cui si indebita la Germania, profittando invece dei tassi nostri che sono molto più elevati. L'unico meccanismo è che si arrivi a stabilire che la Banca Centrale Europea possa essere banca di ultima istanza, prestatore, debitore di ultima istanza nei confronti dei debiti degli Stati che fanno parte del sistema dell'euro. C'è una seconda soluzione possibile, è che la Germania esca dall'euro. Non sarebbe una tragedia, anzi, c'è una corrente finanziaria tedesca che propugna questa soluzione ed è una soluzione che molte importanti banche tedesche considerano come possibile, visto che in calce ai loro formulari prestampati hanno introdotto una norma che dà le regole per il cambio dall'euro al marco. La terza soluzione è una soluzione assolutamente negativa ed è quella che i singoli paesi riacquisiscano il loro diritto di stampare moneta, che ritornino quindi alla moneta nazionale uscendo dall'euro. E questa è una soluzione assolutamente non auspicabile, perché porterebbe non solo alla distruzione dell'euro, ma porterebbe anche alla disintegrazione dell'Unione Europea. Questa è la visione che io avevo, che ho sempre avuto chiara, che ho condiviso in una riunione di qualche mese fa con diversi premi Nobel dell'economia, che ho cercato di far passare in tutti gli incontri che ho avuto con i miei deputati, con i miei senatori, ma che non è stata presa in considerazione in maniera chiara dalla stampa e non è stata neppure presa in considerazione da questo governo.
governo che si è inoltrato in una maggiore tassazione che ha colpito le famiglie italiane, con perciò una quantità di denaro che è entrata nelle casse dell'erario ed è stata sottratta alle famiglie che in questo modo hanno avuto la possibilità di fare meno acquisti. Ma soprattutto, dato che tutti si sono avveduti di questa spirale recessiva, si è creata in Italia una ansia, una preoccupazione, quasi una paura del futuro, che è il primo fattore che incide sull'economia, per cui tutti temono per il loro futuro. La tassa IMU colpisce la casa, che è il bene principale, il pilastro su cui le famiglie italiane fondano la sicurezza del loro futuro. Quindi le famiglie italiane hanno cominciato ad acquistare di meno e in certi settori gli acquisti sono stati molto rilevanti in meno. A questi si sono aggiunti altri segnali, per esempio il limite a poter spendere soltanto sino a 1.000 euro in contanti. E qui chiaramente le famiglie si sentono osservate se devono fare l'assegno, lavorare con la carta di credito, da un fisco occhiuto che, prendendo spunto da un acquisto che testimonia di un loro grado di benessere, si sottopongono queste famiglie ad un esame accurato con, per esempio, il redditometro. Non so chi di voi ha già potuto vedere le 80 voci del redditometro, che è qualcosa da fare paura, una cosa da stato di polizia tributaria. A questo quindi si è aggiunto un circolo vizioso. Le famiglie comprano meno, si sentono spiate, le aziende vendono meno, producono meno, si comincia con i licenziamenti, fanno meno pubblicità. Meno pubblicità fa diminuire le vendite delle famiglie sui prodotti di marca. È un qualche cosa che si avvita su se stesso e che porta soltanto a una diminuzione del PIL. Diminuzione del PIL, nessuna possibilità di diminuire il debito pubblico. Quindi, concludendo, o cambiamo la politica europea che ci impone questo tipo di gestione della nostra economia attraverso gli interventi dello Stato, o cambiamo anche quella situazione di violenza di certi organismi dello Stato, Equitalia in testa, nei confronti dei contribuenti che sono sottoposti a volte addirittura a un'estorsione. Noi abbiamo fatto un accertamento, tu ci paghi X e noi chiudiamo, oppure se vuoi resistere devi comunque pagare un terzo, ti inoltri in una causa fiscale che ti dura 8-10 anni con spese elevatissime e devi, con un'inversione dell'onere della prova che non ho mai approvato, devi essere tu a dimostrare che il fisco ha torto. Tutto questo che cosa comporta? Comporta, aiutato dalle visite plurime della Guardia di Finanza in luoghi di villeggiatura che sono andate pubblicizzate in maniera completa, ha portato in Sardegna a una presenza del 40% in meno di turisti rispetto all'anno passato, ha portato a un aumento di quel clima di incertezza e di paura che, se voi passate in una serie di negozi, in una di quelle vie commerciali di una qualsiasi città italiana, vi sentite dire dai commercianti: ho avuto un calo rispetto all'anno passato che va per alcuni prodotti dal 20%, per altri prodotti addirittura al 40%. Dove si va se le cose continuano così? Si va verso una crisi senza fine che ci impovererà tutti sempre di più. Questo è il mio pensiero e sono convinto che sia l'unico pensiero corretto in questa situazione.